Ritorna un classico del Natale bellunese, l'instancabile Fioretto Bortot, anche quest'anno ha realizzato il suo tradizionale presepe. L'opera può essere ammirata all'ingresso del centro diurno della casa di riposo di Cavarzano, un'ubicazione che consente di avere un grande afflusso di persone, ospiti o familiari che si prendono volentieri qualche minuto per onorare il lavoro di Fioretto. Si vede scendere dal villaggio la gente lungo una scaletta lunga, si arriva nella piazza dove c'è una fontana che zampilla sempre, a fianco c'è il panificio e a fianco c'è un'abitazione con tutti i rami. Poi vanno avanti e vedo questa gente, tutti questi personaggi che salgono verso la grotta con chi porta i panni, chi porta la biancheria, chi porta l'alimentazione, le cose là. E abbiamo poi un'altra cosa molto bella, che sono i suonatori che sono dislocati in tutta la grotta. Ecco, grotta che ho ricavato appunto da un tronco, da un vecchio salice, Ansalef. C'è il falegname, c'è il fabbro che sta facendo dei ferri per i cavalli, per i muli. Una tradizione che Fioretto porta avanti da oltre un decennio, da buon appassionato di presepi e da cultore dell'atmosfera natalizia, tramite la sua rappresentazione della natività, egli vuole augurare ai visitatori un periodo di serenità e pace all'insegna di quella genuinità che col passare degli anni è andata sbiadendosi. Bisogna essere proprio innamorati di quel che si fa, la bellezza, il ricordo, anche a sta gente che avendo gli 80-90 anni, e mi ricorda quando si fa il presepio, si fa sulla stalla, ritornate a vivere questi momenti del presepio e gioire tutti assieme. Buon Natale a tutti ancora.